Buonasera a tutti, siamo oggi 19 febbraio. Bene, e sono le 21 circa, 21 e 10, e continuiamo la nostra lettura. Prego, 22. le 22, 22 e 10. Hai ragione. Il bello della diretta. Bene, verso 29, Gata, stanza 29 del Dhammapada. Stiamo, non è che voglio fare il riassunto, ma sottolineo che siamo ancora nel secondo capitolo, la sezione Appamada, e voi sapete già che Appamada è una parola molto importante perché riassume tutto il senso della nostra pratica. Noi lo traduciamo con prendersi cura, avere cura, essere diligenti. E c'è sempre qualcuno nuovo per cui mi devo un pochino allargare nelle spiegazioni. Però questo verso è già esplicativo di cosa significa appamada, quindi andiamo addirittura sul pali. Appamatto, pamatesu, suttesu, bahujagaro, abalasam, vasigaso, itvayati, sumedaso. Questo è il 29. Non lo so, probabilmente è pronunciato diverso. Io ho questa pronuncia bovisasca. Romagnola, sembra rumeno comunque. Allora, vediamo la cosa come piace, perché adesso lo piace così. Allora, appamatto, cosa vuol dire? Colui che è attento, giusto? Se appamada è l'avere cura, l'attenzione, appamato è colui che ha cura e che ha attenzione. Non è così evidente. Pamattesu è sempre pamattesu, viene da pamatta, e pamatta è il contrario di appamatta. Quindi vuol dire il negligente, l'ottenebrato, lo stordito, il fumato. E viene dal verbo pamaggiati, essere disattenti, noncuranti, trascurati. Suttesu, qui la parola è sutta, che vuol dire, non è sutta nel senso di discorso, ma vuol dire che dorme. Dal verbo sup, dormire. Il locativo plurale, il locativo, tenete ben presente, suttesu. Non ho ancora capito bene quanti casi abbia la declinazione pali. Credo che siano almeno 8, due di più del latino. Bahujagaro vuol dire molto sveglio, Bahujagaro, molto sveglio, molto attento, molto allerta, è lo stato ideale. Composto di Bahu, la grande, tanto, molto, tanto, e Jagara che vuol dire sveglio, attento. Deriva dal verbo jagarti, essere svegli. Abalassam viene da abalassa. Voi sapete già cosa vuol dire bala? No. Non è quel bala là, è un altro bala che vuol dire potere, forza. Negato dal prefisso negativo a, quindi abalassam vuol dire senza forza. Sigasso vuol dire un cavallo veloce,
un puledro, un, come si chiamano, puro sangue. Equus generosus. Sì, equus generosus. Sigassa è il pul, questo cavallo, il puro sangue, il cavallo generoso. Itua vuol dire, è un gerundio e vuol dire avendo, la, si lascia indietro, abbandona, distanzia. Iati, il verbo ya, è il, siamo sempre nell'infinito presente, iati vuol dire va, va. Sumedasso, sumedassa, sumedo, sumeda vuol dire il saggio. La parola medasa viene, significa saggio, intelligente, come, non so se vi ricordate, in precedenza avevamo visto medavi, medavi vuol dire saggio, c'è sempre la stessa parola meda, qui su, su vuol dire un grado superiore, molto, molto di più, quindi molto intelligente, molto saggio, decisamente saggio, intelligente e virtuoso. Il soggetto di tutta questa stanza è la parola appunto sumedaso, il saggio al nominativo singolare, il grande saggio, il vero saggio. Il verbo è iati, va, e il soggetto ha due attributi che sono appamato, cioè colui che è coscienzioso, colui che è attento, e tra pamatesu, tra i negligenti, e la seconda cosa è bahujagaro, che è molto attento, molto allerta, molto sveglio, con il suo attributo suttesu, tra coloro che dormono. La sentenza ha una, la parola ha una chiusa, abalassam va sigasso hitva, come un cavallo veloce, avendo che lascia indietro un ronzino. Quindi il soggetto è sigasso, un cavallo veloce, nominativo singolare, il gerundio hitva, avendo abbandonato, avendo distanziato, abalassam, il ronzino, il cavallo che vale poco. Cominciate a capire? Adesso proviamo di nuovo il pali. Appamato, pamatesu, suttesu, bahujagaro, abalassam vasigasso itvaja, iati sumedaso. Cosciente, diligente tra i negligenti, sveglio tra gli addormentati, il saggio si lascia indietro il saggio come un puro sangue, si lascia indietro i negligenti come un, puro sangue, si lascia dietro i ronzini in una corsa di cavalli. E questa è tutta la stanza. Naturalmente il Buddha insiste molto sulla sul vantaggio della attenzione sulla disattenzione, della diligenza sulla negligenza, sull'essere allerta invece che l'essere addormentati. È la lode della pillola rossa contrapposta alla pillola blu. La pillola blu di Morpheus, se vi ricordate, è quella che vi fa restare così come siete. Non c'è nessun problema, dice un uomo Morpheus, lo direbbe anche il Buddha. Vuoi restare così come sei? Prendi la pamada e continua. Bevi birra prima di venire alla meditazione, vai avanti così, resti così come sei. Se ti è andata bene fino adesso, può anche darsi che ti vada bene fino alla fine. Ma se tu vuoi sperimentare una qualità diversa della vita, dice il Buddha, non parla della pillola rossa, però il concetto è questo, la pamada sia la tua scelta, cioè comincia a prenderti cura della tua mente e non lasciarla dormire, non lasciarla marcire, non lasciarla in preda delle emozioni disturbanti.
abbi cura della tua mente e prendendo questa pillola rossa perverrai al paese delle meraviglie. Questo paese delle meraviglie che ovviamente è una metafora per la realtà che viene sperimentata dalla persona sveglia. Sveglio che cosa vuol dire? Non è che il risvegliato veda un mondo diverso, il risvegliato è nel nostro stesso identico mondo, solo che lui ne fa un'esperienza molto più piena e entusiasmante, consapevole ma anche molto più gustosa. È come se come passare da un noi, certo, noi guardiamo anche se spesso non vediamo, sentiamo anche se spesso non ascoltiamo e così via. Andiamo in giro per il mondo dimentichi del nostro corpo e di tutto il nostro apparato sensoriale, ed è per questo che noi pratichiamo queste tecniche di body scan, eccetera, per riportarci alla nostra realtà corporea. Svegliarsi vuol dire riprendere i sensi, riprendere la nostra realtà corporea. Allora il Buddha dice: svegliati. È necessario che tu ti svegli, non addormentarti, non indulgere in attività o in alimenti che possono favorire il sonno, su ramerai amaggia e tutta questa roba qui. E se vuoi svegliarti, perché? Perché Buddha, così come Morpheus che parla del paese delle meraviglie, no? C'è, o come Gesù che parlava del regno dei cieli, dice la terra pura, la terra di Buddha, non è chissà dove, la terra di Buddha è qui, è quella che il saggio sperimenta una volta che ha attivato questa facoltà di essere pienamente e totalmente presente nell'adesso. Allora si spalanca la porta che è su questo stesso mondo, ma non è più lo stesso mondo, perché quello che si percepisce è molto, ma molto di più. È come passare da una trasmissione in streaming a 16 bit a una 256. Per, se volete, un paragone informatico. Oppure come passare da una trasmissione in bianco e nero su un televisore a colori, a bianco e nero degli anni 50, ad un super HD dei giorni nostri, insomma. Non c'è paragone. Perciò il Buddha insiste, è nel vostro interesse coltivare la pamada, la distrazione. Non è un insegnamento etico, ma non è morale. Cioè, il Buddha insiste molto sul fatto che noi possiamo modificare il nostro comportamento, cioè, e quindi attuare una conversione etica. Ma questa conversione etica non ha fini morali, ha fini evolutivi. La persona che si comporta in maniera eticamente corretta diventa il primo fruitore del suo cambiamento evolutivo. In prima battuta noi lo facciamo per noi, solo in seconda battuta, perché è ovvio che ciò che a noi giova finisce per giovare anche agli altri, per essere gradito anche agli altri. Ma il cambiamento noi lo desideriamo, perché desideriamo noi limitare l'impatto della sofferenza sulla nostra vita quotidiana e vogliamo invece vedere se è possibile mettere a frutto questa nostra vita in modo da trarre più succo, più gusto da questa nostra stessa esistenza, ma non in senso avido. L'avidità, se scatta, ci riduce la banda del canale percettivo. Noi, per tenere questa banda aperta al massimo, abbiamo bisogno di spersonalizzarci. Perché? Perché tutte le intenzioni appropriative, no?
o repulsive, lo voglio, non lo voglio, eccetera, sono un disturbo sulla banda di l'ingresso della percezione nel nostro sistema. Quindi se noi vogliamo fruire pienamente di questi, diciamo che sono 512 bit, andiamo oltre il, no, la qualità CD, abbiamo bisogno di azzerare l'interferente. Le interferenze quali sono? L'avidità e l'avversione. Nel momento in cui questa spersonalizzazione arriva, ossia l'io si riduce a livelli paragonabili allo zero, allora fa l'ingresso nella nostra vita e nella nostra percezione tutta una meraviglia che è presente qui, ma noi non riusciamo in questo momento a percepirla a causa dell'attenzione selettiva. Io azzardo che la sindrome di Stendhal sia una cosa di questo genere. La sindrome si narra che Stendhal a Firenze, mi pare che avvenne questa cosa, arrivato nella città di Firenze, era talmente preso nella contemplazione, nell'ammirazione di tutta la bellezza che vedeva nei palazzi, nelle statue, nelle chiese, nella città, che ad un certo punto entrò in una cosa che si chiama sindrome stuporosa di Stendhal, ossia avrebbe voluto, come si dice, inebriarsi e abbuffarsi di tutta la bellezza che c'era in giro, cercando di ampliare proprio al massimo la sua capacità percettiva, entrò in uno stato quasi estatico, detto sindrome appunto di Stendhal. Sindrome stuporosa di Stendhal. Ecco, immaginate che un risvegliato vive perennemente in quella condizione, cioè percepisce tutto il percettibile, quindi percepisce integralmente la meraviglia del momento presente, cosa di cui noi percepiamo solo una piccola banda, 8-16 bit. In confronto dei 512, cioè li butto lì, potrebbero anche essere 1024, andando avanti sempre con lo stesso criterio informatico. Comunque non c'è paragone tra il modo in cui percepiamo noi e il modo in cui percepisce un risvegliato. Un risvegliato percepisce in hi-fi, in alta definizione, in tridimensionale, cioè tutto uno spettacolo. Ci sono meditanti che raccontano che in seguito a esperienze che sono ovviamente non so se si possono paragonare a quelle del risveglio, ma semplicemente esperienze di mente calma, tranquillizzata in seguito alla pratica meditativa, cioè quella che possiamo fare noi qui o anche nei ritiri, hanno notato un notevole cambiamento nel modo in cui percepivano la realtà. La realtà veniva percepita molto più dettagliatamente, molto più nei suoi particolari. Un esempio solo, uno per tutti: osservando un prato non si vedeva solo l'erba, ma anche tutta la vita che c'è nel prato, tutti gli animaletti che si muovevano, tutte le cose che normalmente, a cui normalmente noi non facciamo caso. E con una capacità percettiva direi quasi circolare, per cui una persona non poteva avvicinarsi alle spalle senza essere percepita, anche se andava piano e faceva di tutto per non, quindi per non farsi sentire. Diciamo che il risveglio spirituale attiva tutta la nostra potenzialità ad un punto tale che non ti sembra più di vivere nello stesso posto in cui vivevi prima, ma ti sembra appunto di vivere nel paese delle meraviglie, nella terra di Buddha, oppure nel regno dei cieli. Cosa che infatti Gesù dice, no? Il regno dei cieli, quando voi ci sarete, non direte è qui, è là, ma è proprio qui, con noi, in mezzo a voi, tra di noi. È questo stesso mondo visto con altri, ben altri occhi e ben altre orecchie, eccetera, eccetera.